Ok, let's go. Allora, lunedì mattina sono le 11.30, non ho molta voglia di allenarmi, ma come promesso e come ho detto a molti di voi che mi avete scritto di postare più video, di fare più registrazioni, mi sono promesso di registrare almeno una programmazione di 3 video alla settimana, se riesco, una nel quale mostro la mia preparazione atletica, magari una partita di allenamento e un allenamento tecnico con Dario Marina. Prima però ho bisogno di spiegare esattamente, e ne approfitto considerando il fatto che sono arrivato a un anno da quando ho impugnato per la prima volta una racchetta, e in realtà io considero 6 mesi da quando ho iniziato realmente ad allenarmi nel mondo del padel, considerando che sono 6 mesi che mi alleno con Dario Marina, ed è effettivamente l'unico maestro in Italia sicuramente che può esprimere dei concetti reali di padel. Quindi non è solo una questione tecnica, soprattutto tecnica, ma non è solo una questione tecnica, è proprio una questione di concetto e di come si vive il padel. C'è molta confusione, almeno per quanto mi riguarda, lo dimostra il fatto che spesso i primi giocatori italiani vanno in Spagna ad allenarsi, il motivo ci sarà, e la cosa triste è che stanno lì un mese, fanno una pretemporada e poi stanno gli altri 11 mesi in Italia, e quindi non possono dare continuità a quello che è proprio un concetto. Non stiamo parlando solo esclusivamente di tecnica, ma stiamo parlando solo esclusivamente di comprensione del padel, che è diverso dal tennis. Connessione incredibile tra tennis e padel, in realtà non ci dovrebbe essere, sono due sport completamente diversi. Nonostante non ci siano i giocatori che ci sono in Spagna per poter dar continuità anche di intensità e di ritmo agli allenamenti, alle stesse partite, ma appunto quello che manca è veramente il concetto che, grazie a Dario, noi siamo riusciti a portare in Italia. Quindi sono cambiate tante cose in questo ultimo anno, ho creato un'accademia, quindi ho dei campi, sono allenato tanto nonostante il lavoro e l'impegno dell'accademia mi risucchiasse gran parte del tempo, considerando che tra qualche mese inizierà il mio percorso ufficiale con una classifica reale. Ho deciso di comunicare in modo più intenso quello che è il mio percorso e spiegare anche quali sono i miei obiettivi, perché molte persone, capisco che siano limitate, ma molte persone hanno frainteso quello che da un anno dico, cioè ovvero di passare da principiante, quindi dilettante, amatore, a professionista. Allora, intanto cosa cambia tra un dilettante e un professionista? Sicuramente la quantità di tempo che si dedica all'attività, per cui un dilettante si allena e gioca sporadicamente, un professionista lo fa giornalmente, quindi dedica tutti i giorni a quella specifica attività. Un'altra cosa che contraddistingue il dilettante dal professionista è la parte economica. Un dilettante non ha un compenso da quel tipo di attività, un professionista ha un compenso. Di conseguenza, che io faccia la serie C, la serie D o la serie B e ho un compenso, io automaticamente divento professionista, quindi riesco a vivere di quella professione. Da sfatare il mito e quei commenti stupidi che trovo sotto i miei video del non ti vedo ancora al World Padel Tour, che fine hai fatto, cose di questo genere. Stupidaggine senza alcun senso. Ovviamente nel Premier Padel, World Padel Tour, ci sono i migliori al mondo. Io non potrò mai essere a quei livelli, ho 37 anni, non vivo in Spagna, non ho la racchetta da quando sono bambino, non ho probabilmente le caratteristiche, le capacità fisiche per poter arrivare a quei livelli. È vero però che se avessi avuto 20 anni in meno ci avrei potuto pensare. Detto questo, oggi allenamento con preparazione atletica un po' strana, perché farò preparazione atletica sia con qualche esercizio a corpo libero, come vedete dietro, e soprattutto unirò alla preparazione atletica anche 5 minuti di gesti tecnici all'interno del campo con lo sparapalline. Ho preparato il campo e quindi si parte. Allora, per iniziare faccio 5 minuti di riscaldamento. Aperta e chiusa parentesi, oggi abbiamo l'aiuto di Turbine per le registrazioni, quindi 5 minuti di riscaldamento dove faccio 2 minuti e mezzo di riscaldamento alle gambe. Dopodiché farò 2 minuti e mezzo invece di riscaldamento con gambe e braccia, dove ovviamente aumento l'intensità. E riscaldo completamente tutti i muscoli e parte delle articolazioni. Quindi adesso vado a scaldarmi le spalle, quindi le articolazioni. Parto dalle spalle, poi gomiti, polsi,
anche le caviglie. Ok, terminata la parte di riscaldamento, inizio a lavorare sulle gambe, faccio qualche squat, qualche scatto e inizio a scaldare quella che è la rapidità nei gesti sia di corsa laterale che corsa in avanti. Ok, questo esercizio per 5 volte. Bene, adesso faccio un po' di esercizi a corpo libero, quindi panca piana, quindi petto, spalle, braccia e un po' di dorsali. Dopodiché entro in campo. Ok, adesso la parte più divertente, farfalline. Allora, il senso di questo esercizio è di colpire delle palle che sono pallonetti abbastanza corti, di fare una sorta di vibora o comunque un ibrido e cercare di colpire nelle due, un po' alto, nelle due direzioni che ho dato come indicazione, quindi o vetri laterali oppure la porticina, come in questo caso. Vale.
Bene, allora, quindi questi esercizi con lo sparapalline e preparazione atletica in alternanza per un'oretta circa. Oggi vi ho fatto vedere qual è stata la programmazione del mio lunedì, oggi non c'è Federico per la preparazione, quindi mi sono dovuto arrangiare.